Cari amici, oggi per gli appassionati di moda e di bellezza vi voglio comunicare che siamo in casa di Miss Calabria 2006. E a proposito di Miss Calabria, non potevamo farci mancare neanche l'elezione di un mister. Ma per oggi, guardate, ci siamo concessi di eleggere il Mister Polpettone, qui fra poco, dopo la sigla. Eccoci cari amici, anche oggi benvenuti da Anna Loi in una nuova cucina. E che bella cucina, bella la cucina, bella anche la persona che ci ospita oggi. Benvenuta Linda a casa tua. Grazie, grazie per la vostra presenza qui a casa mia, per me è un onore. E mi fa piacere anche dilettarmi in questa esperienza qui con te. Fantastico, perché in mezzo a tutte le esperienze che hai da raccontare qui in questi 2 giorni nella tua cucina, cerchiamo anche tra una cosa e l'altra. A casa tua, ormai lo sapete cari amici, è il racconto di vicende personali con una bellissima ricetta anche del giorno. Una ricetta classica oggi. Che cosa in particolare? Il mister? Polpettone. Mister Polpettone. E come l'abbiamo chiamata questa ricetta? Mister Polpettone, perché c'è un motivo, perché questa bellissima donna, ormai donna lo possiamo dire, poi vi spiegheremo bene in dettaglio, sposata ormai da tanto tempo, ma lo scoprirete pian piano in questa bella mezz'ora insieme, è una ricetta facile, dicevo, però anche chiamata con un aggettivo non scelto a caso, mister, perché lei è una miss, la nostra Miss Calabria 2006, ve la presento, in casa sua oggi pronta qui per raccontarci un po' delle sue vicende personali, lavorative, insomma, che la coinvolgono ormai da diverso tempo, e questa bella ricetta che non guasta mai rivederla nei suoi passaggi, però con dei particolari, devo dire, abbastanza nuovi. Non è proprio il classico classico polpettone, anche perché nella farcia, per esempio, ci sono già 2 o 3 elementi diversi rispetto al classico polpettone. Allora, dammi tu gli ingredienti della tua ricetta, cara Linda. Allora, guarda, per iniziare, vabbè, ho messo la carne tritata in questo recipiente, che poi andrò a lavorare con latte, pan grattato, sale e formaggio grattugiato. Benissimo. Quindi inizio. Sì, con tu la inizia perché oggi questa ricetta è semplice, perché io ho voglia di farvi conoscere questa bellissima donna. Linda ormai si è sposata con Carmelo da un anno. Un anno, sì, è un anno il 16 luglio. Il 16 luglio del 2011 precisamente, sì. Ma con Carmelo, col quale ormai condividete questa bellissima casa. Insomma, questa cucina racconta dei vostri momenti più intimi sicuramente, tra tutti, no? Quelli della giornata. Voi lavorate anche insieme perché avete intrapreso questa avventura nel mondo lavorativo mettendo su un'agenzia di moda. La sì. Carly Fashion. Carly Fashion, Carly sì. Fashion, che si trova qui a Cosenza. Sì. Perché precisamente. Noi dove siamo adesso? Siamo a Donnici? Sì, che è una frazione di Cosenza, è a 8 km da, appunto, dalla città. E io diciamo che mi sono spostata, io sono cosentina. Cosentina, cosentina doc, sì. Ecco. E poi per amore mi sono spostata insomma in paese, però devo dire che mi trovo bene. Sì. Anche se lo vivo poco, perché magari per il lavoro ci porta a stare spesso fuori. O comunque in città. Sì, però il vostro ritiro spirituale di coppia. Sì, è vero, perché poi alla fine magari la sera quando torni a casa stacchi completamente da tutto, quindi lontana da tutti, lontana sì. Anche dai parenti, sì, volendo. Sì. Sì, certo. Quindi avete bisogno di ricaricarvi, anche perché il vostro lavoro è un lavoro molto impegnativo, sì. E che vi coinvolge anche da un punto di vista non solo pratico e organizzativo, perché si tratta, adesso magari ci spiegherai meglio, sì, nel dettaglio cosa fate proprio, no? Come vi avvicendate un po' durante le vostre giornate, tu e Carmelo, ma voglio dire, il fatto di stare insieme, di ritornare anche a casa, è un momento poi di ritrovo per
fare il punto della situazione, no? Spesso. Sì, guarda, anche se devo esserti sincera, cioè lavorare insieme al proprio partner non ha tutti i vantaggi. E dimmi, per esempio, qualche svantaggio, diciamolo, per chi magari si stesse accingendo a percorrere lo stesso percorso tuo, guarda un po' la sottoscritta, vabbè, no, a parte questo, dicevamo. Quali potrebbero essere quindi un po' questi svantaggi? Guarda, allora, ad esempio, se c'è c'è uno scarico, se così si può dire, di responsabilità, perché magari se c'è da fare qualcosa, allora se una cosa non viene fatta, lui ti dice lo dovevi fare tu dici no, certo. Lo dovevi fare tu. Sarà perché conoscendoti, ormai io ti conosco da diverso tempo, hai sempre quella sana per gli altri abitudine, ma un po' meno per te, di accollarti sì. tutto, e poi alla fine naturalmente una che fa quasi tutto, insomma, che svolge tanti compiti, spesso finisce anche per prendersi purtroppo i rimproveri per non aver fatto casualmente qualcosa. Sì, non è vero, c'è più, forse perché c'è più confidenza, allora magari uno se ne approfitta anche nel dire certo. le cose, quindi a volte dico ma magari... Carmelo, capito, non te ne approfittare, anche perché intanto la nostra ricetta sta andando avanti, sì, io sono poi con amici non riesco a dedicarmici più di tanto, però il nostro occhio attento delle telecamere non sta facendo perdere nulla di questi passaggi. E, che dici, hai aggiunto formaggio? Sì, allora ho aggiunto un po' di latte, pan grattato, formaggio e un pizzico di sale, e lo sto lavorando in modo che si amalgama tutto il composto. Il composto. Dopodiché... Come deve risultare questo composto? Piuttosto morbido o anche morbido. Asciutto? Infatti proprio per questo metto un po' di latte in modo che lo rende più morbido. Più morbido. Dopodiché lo vado a stendere sulla carta forno. Sì, questa ormai l'abbiamo già foderata. Intanto io immagino questa farcia, no? Sì. Andrà, vedrà appunto coinvolti questi tre formaggi. Di solito nel polpettone classico ne va soltanto uno. Di solito io sono abituata a vedere solo la scamorza, la provola o la provola affumicata, la scamorza affumicata. Lei ce li mette tutti e tre. Perché? Cosa ci insegna la nostra miss? Che è bello, sì, mantenersi in forma, stare in linea, però si può anche mangiare, Linda, diccelo. Sì, perché io, guarda, sono del parere che cioè, il mangiare è uno dei pochi piaceri della vita. Quindi certo. alla fine, già che... è anche fondamentale mangiare, perché sì. bisogna alimentarsi, bisogna e l'importante è mangiare bene. E una volta che si mangia, insomma, sono del parere che appunto certo. si deve mangiare bene, e ovviamente tanta mangiare verdura. Sano, quindi magari carne, verdura, frutta, e un'alimentazione comunque corretta. completa, però mai rinunciare o fare diete drastiche, perché magari c'è un po' il detto che le miss o le modelle alla fine non mangino, oppure facciano diete drastiche. Non è poi proprio così, anche no. perché basta, come fai tu, stare molto in movimento, no? Sì, anche fare molto sport, ecco. perché io ho sempre fatto sport, quindi è alla base, cioè mangiare sano. Oddio, ma anche Carmelo sport. Fa sport, quindi sì. fate anche sport insieme, e non si intende lo sport questo fra le mura domestiche, naturalmente, lasciamolo dire, no, anche in palestra vanno insieme. Oddio, e deve essere proprio un amore Guarda, grande. Però devo dirti una cosa, perché al fare di là... turni diversi, mi auguro. Sì, facciamo innanzitutto corsi diversi, perché lui magari ecco. è più pesistica, sì. quindi attrezzi, invece magari faccio più step, più un lavoro aerobico. Sì, l'assodamento, diciamo. Sì. E poi c'è da dire che al di là dell'agenzia, fortunatamente, sì. lui è anche avvocato, quindi cura anche altri interessi che non sono solo quelli dell'agenzia. Ah, per che cui bello! Io ho un modo di respirare, comunque lui si occupa di altre cose, secondo me è importante, perché poi sì. se c'è troppa troppo interesse per la stessa cosa, sì, poi. Alla fine magari anche il rapporto ne va del rapporto stesso, credo. Certo. Io da parte mia invece sto cercando di terminare gli studi di scienze politiche, perché mi sono rimasti pochi esami, però poi un po' per l'agenzia crepi un po', perché non lo dire, dicevamo prima, ti stavi quasi per perdere una ramanzina, caro il nostro Carmelo. Insomma, tutto accollato a lei, quello che non si fa è quasi sempre causa sua, ma tu lo sai che da 5 mesi a sì. questa parte, sì, sì. Quando te la prendi con lei, te la stai prendendo anche con la creatura che avete deciso di concepire insieme, perché tu sei in attesa, ancora sì. non si sa il no, sesso, ancora no, infatti vedete, sto attendendo. È incinta, sì. È incinta, non si direbbe. Però guarda, attendendo con ansia la prossima visita, perché dovrebbe vedersi. Ecco, che cosa ti aspetti che sia? Allora, io
mi aspetto, cioè vorrei una femminuccia, però mi sento che è maschio, quindi... E secondo me pure, perché voglio dire, tu sei una donna molto anche mascolina per una serie proprio di caratteristiche che hai, sei testarda, sei assolutamente super attiva, non hai paura del lavoro, anche di quello che costa fatica. Per cui credo che, insomma, aspetta, tu dove vai? Vai avanti con questo, scusami, con questo, sì, polpettone. Mi sono lasciata un attimo prendere da questi tuoi discorsi e quindi ecco, ho proseguito. Allora, sì, dimmi un po' cosa fai, poi prendi la carta forno. Sì. Questa è proprio una ricetta per le persone che si accingono per la prima volta anche alla cucina. Quindi è un consiglio che tu puoi dare non lo so, preparare un secondo velocissimo, sì, con pochi ingredienti. È molto veloce perché alcuni pensano sia una cosa magari elaborata, che richiede particolarmente tempo, invece no, è molto veloce. Quindi dopo averlo impastato, sì, lo vado a stendere sulla carta forno, quindi devo creare uno strato diciamo sottile, okay, per quanto sia possibile, su questa appunto carta forno, e poi andremo a aggiungere gli altri ingredienti che io pian piano ti sto preparando. Quindi Miss Italia, hai partecipato al concorso di Miss Italia nel 2006 portando il nostro nome, il nome della Calabria, con la fascia di Miss Calabria Salso Maggiore. È stata un'esperienza come? Parlami di questa cosa che poi so che non hai neanche voluto vivere fino in fondo, cioè non te lo sei proprio goduto questo scettro. Come mai? È strano, è atipico veramente, poche Miss non vivono questo momento in modo così distaccato come te. Guarda, è stata sicuramente una bellissima esperienza e una bellissima soddisfazione il fatto di aver comunque vinto il titolo di Miss Calabria. Mm-hmm. E, il problema forse è stato che alla fine avevo paura un po' del cambiamento che sarebbe potuto avvenire una volta diciamo intrapresa questa, sì, questa carriera, quindi tra questo percorso. Io vivevo con questa angoscia, poi sarà stato forse anche dettata dall'immaturità dei miei 20 anni, perché avevo 20 anni. Sì, diciamo hai partecipato ancora da più giovane. Sì, per cui mi spaventavo un po' tutto il contesto, tutta la situazione. Anche perché tu sei la prima di 3 figlie, sì, giusto? Sì. E quindi forse vivevi anche un po', avresti vissuto da lì a poco il distacco, un presumibile distacco dalla famiglia, sì, alla quale tu sei molto, sì, legata. Io sono molto legata alla mia famiglia, infatti anche magari con il matrimonio stesso all'inizio, per adeguarmi a questa nuova vita, insomma un po' ci è voluto. Ah. Quindi sono molto legata ai miei genitori, molto legata alle mie sorelle, ma è proprio da un amore viscerale. Infatti viscerale. Forse a volte mi rendo conto di essere un po' esagerata. Come si chiamano le tue sorelle? Che Francesca è la seconda e Federica è la piccolina. E quindi Linda, proprio un amore viscerale nei confronti della tua famiglia, diciamo in testa ai tuoi più grandi fan c'è tuo padre, sì, e non poteva essere altrimenti. È stato lui che ti ha convinto poi a partecipare a Miss Italia, più degli altri credo, vero? Sì, praticamente da quando sono piccola, circa dall'età di 14 anni, siccome sono sempre cresciuta molto più alta rispetto alle mie coetanee, direi, tutti quanti, e perché non partecipi a qualche concorso, perché non partecipi, vabbè, ma non a è solo Miss l'altezza Italia. Guardate qui che viso. Grazie. Meraviglioso, bellissimo, sembra proprio un'etrusca. Grazie. Sei proprio bella. E dai, quindi proprio in virtù di questo poi praticamente mi è accaduto all'età di 13 anni che sulla spiaggia all'epoca, insomma, ero al mare, mi chiesero di partecipare a un, sì, concorso che era Miss Faccio Nido. Io, faccio tu, vai, spiega. E quindi partecipai a questo concorso appunto a 13 anni e non sapevo neanche stare sui tacchi perché non li avevo mai indossati. Mi andò bene perché vinse, mio padre prese spunto da questa cosa, addirittura fece una scommessa perché quella sera disse, vabbè, se mia figlia dovesse vincere, perché lui, nonostante era fan, credeva che non avessi vinto, visto, certo, che comunque ero più piccola, certo, e visto che sembravo una papera perché sui tacchi non sapevo stare. Cioè, se mia figlia dovesse vincere, offro al bar a tutti quelli che siete, oddio, qui. Oddio, sei già rovinato. Il caso, ho voluto che io quella sera vinsi, e quindi lui, no, vabbè, a parte a pagare tutto, però prese spunto da quella cosa, e quindi ogni volta... Adesso per ripicca devi continuare, sì, questo percorso. Sì, 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 infatti all'inizio, guarda, ti dico la verità, era un combattimento continuo perché io non volevo.
Cioè, nonostante erano cose che magari potevano piacermi, perché è normale anche magari gratificarti, sì, certo. Facendo pure danza ero abituata a stare al centro dell'attenzione, però non era proprio il mio sogno, cioè, magari non era una cosa che non partiva da me. Invece lui praticamente o sentiva una pubblicità in televisione o magari leggeva sul giornale che c'era qualche concorso e mi preparava. Eri una sua opera e quindi la sua opera doveva assolutamente essere... E quindi lui è stato pure quello che magari ci ha tenuto all'alimentazione, ci ha tenuto a farmi fare sport da piccola. Bravo, come si chiama papà? Dino. Papà Dino, fantastico, sì. Ma Linda ormai ha imparato a cucinare anche benissimo. Oggi sì. Stiamo preparando questo Mister Polpettone, adesso l'abbiamo piallato, anzi lei l'ha piallato benissimo, ce ne andiamo in pubblicità, facilissimi passaggi di questo Mister Polpettone, in realtà è un modo per raccontarvi anche un po' di questa bellissima donna, oggi donna sposata, lavoratrice, imprenditrice, insieme a suo marito Carmelo di Carly Fashion, è un'agenzia di moda naturalmente che potete trovarla qui a Cosenza e anche neo quasi mamma, fra poco diventerà mamma, quindi pubblicità sempre qui a casa tua, fra pochissimo insieme a Linda Suriano. Bene, ben ritrovati, breve stacco pubblicitario, la nostra ricetta di oggi insieme a Linda Suriano, vedete qui a fianco a me, bella, raggiante, era già bella prima, adesso che è praticamente in attesa del suo primo figlio, non si sa ancora il sesso, quindi lei si augura che sia una femmina, io sono quasi sicura che sia un maschio perché lei è così, una donna di polso e quindi è un sesso forte, diciamo, vai, convinciamo sì, i nostri uomini che ci guardano da casa. Intanto questa semplice però efficace ricetta che potrebbe risolvervi una bella cena all'improvviso potrebbe essere uno dei piatti che voi un po' più inesperte in cucina potreste preparare da subito, giusto? Lei lo utilizza spesso quando ha delle cene da improvvisare velocemente visto che è impegnato tutti i giorni con la sua agenzia di moda. Allora, spiegami brevemente i passaggi precedenti, quelli che abbiamo visto finora. Hai preso la carne trita, sì. Mista, vero? Sì, mista, sì, vitello, maiale, l'ho messa praticamente in una coppa, dopodiché ho messo dentro anche del latte, del pan grattato, un pizzico di sale e un po' di formaggio grattugiato. Ovviamente per quanto riguarda le quantità io vado ad occhio perché poi a seconda dell'impasto insomma mi rendo conto se mi serve più latte o più pan grattato. Va bene. E dopodiché, dopo averlo lavorato un bel po', io intanto ti faccio sì. Ti sguscio qua le uova. Grazie. E te le taglio. Dopo averlo lavorato un bel po' sono andata a stenderlo sulla carta forno. E ovviamente ho cercato di stenderlo in maniera molto sottile perché poi proprio perché dopo va arrotolato. Okay. E in questo caso sono pronta per mettere il formaggio e le uova. Quindi okay. Senti, le uova come te le devo fare, Linda? Le facciamo a pezzettini. A pezzetti piccoli, sì. Va bene. Senti, qual è il piatto preferito di Carmelo? Allora, diciamo che Carmelo è un'altra persona, sì, è un buon gustaio, però magari ama mangiare sano, quindi pure lui, diciamo, è carne, molto carnivoro. Ma gli da piace palestrato, anche il pesce, certo. Sì. Però il suo piatto preferito è la carne, cucinata in tutti i modi. Quindi... Bene, invece di te so che il tuo colore preferito, vabbè, da sempre è sempre stato il rosso, sì. No? È un colore che poi tra l'altro è anche molto presente nella vostra casa, sì. Mescolato al nero e al rosso, al nero e al bianco, che è proprio un trittico molto bello, no? Soprattutto nell'ambito dell'arredamento moderno, condivido, anche questo è qualcosa che abbiamo in comune. E poi invece il tuo frutto preferito è anche rosso. Sì. Ma com'è possibile? Sarà che forse scegli colori che in qualche modo ti potrebbero portare anche fortuna, no? Questo rosso lo vediamo un po' in tutte le salse con te. Sì, guarda, io... Sei scaramantica? Sì, molto. Ecco, vedi, allora... Sono scaramantica, però al di là di questo, le fragole sono il mio frutto preferito da sempre, da piccola. Sì. E il rosso mi ha sempre attratto, forse perché lo vedo un colore caldo, quindi... Sì, è anche un colore forte, dai, sì. Molto simile alla tua personalità. Sì. Mi piace, mi è sempre piaciuto, ma come tutte le tonalità del rosso comunque. Allora, vai, sì. Serviti pure.
Tutte le tonalità del rosso, invece, tra i cantanti per esempio preferiti, beh, devo dire proprio una new entry nell'ambito della musica leggera, da sì, italiana, no? Alessandra Amoroso. Ma perché, per caso, una di queste canzoni ti ricorda, non so, un momento particolare della tua vita, oppure ti lega ancora di più a Carmelo? Guarda, devo esserti sincero, ovviamente, cioè, ci sono tanti artisti bravi, magari artisti più grandi, magari con determinate esperienze, sì, classici, che ovviamente non vengono dai talent, anche se io non ho niente contro i talent. La cosa che mi ha avvicinato tantissimo a questa ragazza, beh, al di là delle sue canzoni che mi piacciono, però la cosa che mi piace è la sua personalità, perché è una ragazza che ritengo umile, e poi mi piace il fatto che ancora oggi si commuova davanti alle telecamere, per cui siccome la sento più vicina, diciamo, a me, a noi come ragazze, ti piace, cioè, per quello. Sì, preferisco, cioè, ora ad esempio, poi io sono a periodi, quindi ci sono periodi particolari della mia vita in cui magari preferisco ascoltare dei generi piuttosto che altri, e in questo momento mi piace particolarmente ascoltare Alessandra. Bene, bene, giusto, giusto, condivido. Allora, come procediamo? Allora, intanto il forno si sta per riscaldando, sì, a quanti gradi? A 180 gradi. Però bene, è un forno ventilato, quindi poi dipende anche dai forni per quanto riguarda la cottura, il tempo di cottura. Vabbè, vi regolerete voi, insomma, a seconda del vostro forno. Come procediamo? Adesso allora, passaggio critico. Sì, praticamente ho messo, diciamo, la farcitura al centro e vado a mettere anche un filo d'olio prima di... Vai, utilizza il nostro buonissimo olio Statti. Tu ci sei stata anche in questa tenuta, sì, in occasione di un matrimonio. Sì. Hai visto quanto è bella, bellissima, ricca. Infatti mi è piaciuta proprio, sono stata benissimo quella giornata. Potendoti risposare, sicuramente saresti risposata anche lì. Sì. No, a parte tutto, dimmi invece, approfitto, visto che tu sei una ragazza e potresti essere una ragazza anche con una certa esperienza, sei ormai nel settore dello spettacolo da un sacco di tempo, soprattutto in particolare in quello della moda, dammi qualche prezioso consiglio, dallo attraverso me alle nostre amiche o ai nostri amici da casa, qualora vorresti intraprendere il tuo stesso percorso. Cosa è fondamentale? Cioè, cos'è che in realtà ti porta veramente lontano, Linda? Allora, guarda, io credo che alla base di tutto deve esserci tanta umiltà, nel senso che bisogna sempre rimanere con i piedi per terra, mm-hmm, e non dimenticarsi le proprie origini, perché a me non piace, ho avuto modo comunque di conoscere tante persone che poi si sono montati la testa e alla fine non sono arrivate da nessuna parte. No. Quindi credo che alla base ci voglia tanta umiltà, e poi il fatto di tenere sempre presente quali sono i propri obiettivi, quali sono i propri principi. Senza dimenticare magari i propri valori, che è una cosa molto importante. I propri valori è comunque, cioè, se veramente uno crede in una cosa, andare fino in fondo. Ti dico questo perché quando abbiamo deciso di aprire appunto l'agenzia, ovviamente c'era molto scetticismo, perché sai benissimo, un'agenzia di moda in Calabria a Cosenza non era vista proprio di buon occhio. Beh, ma voi avete un elemento però che differisce un po' anche le altre agenzie di moda, il fatto che Carmelo stesso sia proprio lui stesso un avvocato, sì, questa è una cosa importantissima, sinonimo proprio di una serietà massima, e sì, vi faccio i complimenti per questo. Grazie. E quindi io, diciamo, avendo avuto esperienze nel campo della moda, magari anche Carmelo, perché da piccolo anche lui ha fatto sfilare e cose del genere, abbiamo deciso di mettere insieme le nostre conoscenze, per cui fare una cosa più professionale. Ti dico che all'inizio non ci credeva nessuno, però noi siamo stati testardi. Alla fine abbiamo avuto praticamente siamo riusciti a formare un gruppo di 43 ragazzi e ragazze. Pazzesco. Considera, per chi non lo sapesse, è un primato, veramente. Considera che sono tutti ragazzi ai quali abbiamo fatto firmare un contratto di esclusiva, sì, quindi è una cosa magari pure azzardata, sì, però azzardata. Comunque, facciamo fare dei corsi di portamento, perché con noi collabora anche uno stilista calabrese, Claudio Greco, quindi sì, che lui... salutiamo, sì. Ciao Claudio, in bocca al lupo per le grandi cose che stai facendo in questo periodo, sì. Ha deciso anche lui di affiancarvi, quindi sì, cioè, infatti è un'idea che lui è piaciuta dall'inizio, l'ha sposata insieme a noi, e quindi ci affianca in questa avventura, e ti dico che comunque, nonostante
siamo a Cosenza, appunto, abbiamo avuto anche le nostre soddisfazioni. Tu considera che sia che l'anno scorso in due occasioni siamo stati due volte a Milano, siamo riusciti a portare 20 persone. No, è una scesa partire dalla totale. Calabria per una sfilata, insomma, è una cosa importante. Siamo stati molte volte in Sicilia, lavoriamo anche in Puglia, in Basilicata. Per cui basta contattarvi poi in sostanza. Sì. Io me ne andrei nel forno, tu vai tranquillamente a sistemarlo nel forno. Sì. Dicevo, quindi vi possono contattare intanto dove? Allora, noi, il nostro sito è www.cardifashionagency.com e lì troverete tutti i numeri di telefono e le indicazioni per poterci contattare. Ah, che bello! Allora, il nostro polpettone, quindi proprio messaggio veloce, avete appuntato anche gli estremi per mettervi in contatto qualora voleste realizzare una sfilata o anche altri eventi, perché poi sono ragazzi che hanno abbracciato un po' diversi settori anche dello spettacolo, serietà, oltre che bellezza e preparazione, la sua è quella di Carmelo. Intanto il nostro polpettone si sta cuocendo nel forno. Qui domani saremo insieme per un'altra ricetta. Sì. E gliela vogliamo svelare? Diciamogli un po' se è un primo o un secondo, dai. Vabbè, domani vi farò praticamente vedere l'elaborazione di un primo. Un primo bello, di quelli tosti, da uomini di fatica, ma lo scoprirete naturalmente rimanendo sempre con noi domani. Il nostro polpettone intanto si fa la sua cottura in forno a 180 gradi per mezz'oretta e noi siamo qui ad attenderlo. Qui su questo tavolo, Ci siamo pronti proprio per accogliere qui il tuo mister polpettone. Cara Linda, avete visto prima il passaggio? C'è stato un momento in cui Linda è andata nel forno circa a metà della cottura, tre quarti dalla cottura. Sì. E cosa hai fatto, Linda? Allora, ho aperto il forno, vabbè, a parte che volevo dire che la cottura deve avvenire prima sotto poi sopra. Attenzione, c'è il trucco, perché questo? Per dare modo appunto che venga una cottura uniforme. Dopodiché ho aperto la carta forno, e l'ho fatto per farla asciugare un pochino, soprattutto se c'è la mozzarella, magari visto che è un pochino più acquosa può comunque farlo aprire. Allora, io ti prendo il piatto di portata, ecco, tu prendi il tuo, ok, mister polpettone. Una miss naturalmente non poteva che fare un mister polpettone. Noi volevamo fargli la cravatta, però visto che avevamo finito un po' di glassa di aceto balsamico, non possiamo farvi vedere questa cosa carina, insomma. Ecco qui. Ecco, wow! Scusami un po'. Caro tesoro, come l'andremo ad impiattare? Guarda, me lo impiatto io. Sì, mettiti un attimo da questo lato e intanto dammi qualche suggerimento importante per far venire così, intero, bello, unito, perfettamente squadrato questo polpettone, perché è facile come ricetta, nel senso che gli ingredienti sono facilissimi, però dovete utilizzare attenzione nel momento in cui andate ad assemblarlo. Dai qualche passaggio ai nostri amici efficace per fare in modo che venga così come il tuo, perfetto praticamente. Allora sì, è importante appunto che nell'impasto sia, ecco perché prima parlavo di impasto omogeneo, perché sia il latte sia magari il pangrattato servono proprio, ma soprattutto il latte, per renderlo più compatto. Poi una cosa molto importante, scusate, guardate qui, una cosa molto importante è come viene chiuso nella carta forno, quindi bisogna oltre a stenderlo, quindi prestare attenzione nella stesura, bisogna prestare attenzione affinché sia chiuso bene con la carta forno. Sì. Infatti io consiglio di fare l'estremità della carta, una volta arrotolato il polpettone, una specie di caramella, caramelle, cioè come se praticamente fosse una caramella, ecco. Guardate qui, che spettacolo, cari amici, guardate qui.
Cioè, sembra facile, sembra una ricetta facile, poi gliel'hai data a tante persone sta ricetta, ma poi c'è sempre qualcuno che dice: a me il polpettone non mi è venuto, sì. Ma è mai possibile? È vero, è vero. Infatti, guarda, proprio quest'estate è diventato oggetto di una delle nostre discussioni sulla spiaggia, perché ho avuto modo di parlare con delle vicine, magari anche signore più grandi, le quali dicevano che appunto questo polpettone non gli veniva bene, no. Poi ho dato la mia ricetta praticamente a una signora, nonostante gli avessi dato dei consigli, non è vero. Filamento continuo. Beh, credo che questo stacco non avverrà mai. E quindi dico sì, sicuramente è una ricetta semplice, però appunto bisogna prestare alcune attenzioni sì, affinché venga senti buono, un bel contorno, magari dammelo anche in una versione light, trattandosi appunto di te che sei una miss. Allora sì, con dei piselli, con delle verdure saltate, con delle patate, però diciamo che solitamente io lo servo con un contorno di piselli. Ah, ok. Perché vedo che l'accostamento sta bene, sì. Benissimo, ecco, insomma, per rendervi un po' l'idea di quello che è questo polpettone, vedete come fuma e fila. Qui ci sarebbero benissimo adesso, poiché lei è una mamma, quasi mamma, e ha anche una vita abbastanza movimentata, naturalmente è stata bontà mia dirle di non preparare nient'altro, visto che è già stato un grosso sacrificio organizzarsi anche per poter realizzare qui queste due puntate di A Casa Tua. Naturalmente ci vedremo anche domani con te, abbiamo detto che si tratterà di un primo, rimanete con noi, rivedete questa ricetta quando vi pare sul nostro sito www.acasatua.tv. Scrivete a redazione @casatua.tv per consiglio, per mettervi in contatto con noi, per richiedere le telecamere a casa vostra, e domani ci ritroveremo sempre qui se siete stati bene. Io dico sempre, Linda, tante cose buone a tutti, da mangiare naturalmente. Sì, anch'io faccio un saluto a tutti e spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento. E di aiuto. E di aiuto, e mando anche un bacio al mio amico Luigi. Baci, baci Luigi, domani vi spiegheremo quale Luigi è. Ciao, a domani, sempre a casa tua. Ciao.